Coniglietti in giacche con i bottoni di ottone. Come fate a immaginare certe cose? Il vostro libro non venderà molte copie, ma se ne potrebbe trarre un limitato profitto. Il vostro libricino verrà pubblicato. Beatrix Potter vedeva il mondo in modo diverso. Peter, fallo un'altra volta e ti cancello. E nessun altro lo vedeva così. I tuoi quadretti sono abbastanza graziosi, ma non li definirei propriamente arte. Finché incontrò un uomo. Mr. Norman Warne. Che credeva in lei. Ho dedicato grande attenzione al vostro libro. Quanti altri libri avete curato? Personalmente? Sì. Questo sarà il primo per me. Ah. E per qualunque cosa, al vostro servizio. Oh! Non invitare in casa persone che si occupano di commercio. Portano polvere. Ora. Jemima, la vuoi smettere? Di fare cosa? Di fare l'occhetta. La magia che voleva condividere. Norman ci ha fatto vedere Peter Coniglio. L'abbiamo trovato davvero incantevole. Ho deciso che voi e io diventeremo amiche. Veramente. Le offrirà delle possibilità. Siamo una buona squadra, non credete? Che non avrebbe mai immaginato. Il vostro libro è stato molto importante nella mia vita. Voi siete stata molto importante nella mia vita. E voi nella mia, Mr. Warren. Dobbiamo farne un altro, e poi un altro. E poi un altro. Vorrei che consideraste l'idea di farmi l'onore. Non mi aspetto una risposta immediata. Scoprite la storia straordinaria. Tuo fratello mi ha chiesto di sposarlo. E perché esiti? Se si presentasse da me l'uomo che amo, calpesterei mia madre. Di una donna la cui fantasia ha ispirato il mondo. Sono così felice che Norman ti abbia incontrata. Non immaginavo che cosa mi sarei persa. Norman Warren è nel commercio. Una Potter non sposa chi è nel commercio. Da quando siamo diventati così boriosi? Non puoi lamentarti di noi, Beatrix. Tua madre ti ha presentato molti pretendenti. Io non voglio sposare un uomo solo perché è abbastanza ricco da potersi prendere cura di me. Il premio Oscar Renée Zellweger. Ewan McGregor. La candidata all'Oscar Emily Watson. Io non ti capisco, Beatrix. Nostra figlia è famosa, Ellen. Tu sei l'unica persona che non lo sa. Miss Potter.